No, ma che non ci abbiamo detto, ci sono troppe cose, ma quale intro? Ci sono troppe cose oggi, One More Thing che è enorme, c'è il mondo, fumetti, cos'è arrivato, niente, leva, niente intro, andiamo di corsa. Domenica sono le 14 e quindi questi sono gli unici e soli acquisti fumettosi. Eccoci qui ragazzi per un'altra incredibile e spumeggiante puntata. Benvenuti, benvenuti. Abbiamo superato gli 8100. Ma quanto mi voglio bene. Che hai detto? C'hai le mani sulla bocca. Ma quanto vi voglio bene, ma quanto vi amo. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti nell'info box. Qui sotto trovate il mio secondo canale. In settimana iscrivetevi al canale di mia figlia perché trovate il mio secondo canale se mi seguite mi fate piacere e il canale di mia figlia perché faremo uno spacchettamento carte Pokémon sul suo canale, quindi seguitela su Sirex qui sotto e poi il salotto di Sheldon, perché vi ricordo che il 10 di settembre il format che giungerà giovedì prossimo a 30 puntate, dove sono intervenuti e intervengono i più grandi disegnatori e artisti italiani, diventerà un evento in presenza, in live action al castello e borgo dell'Isola Farnese a Roma, in una location magica, in una location incredibile con degli ospiti e degli espositori clamorosi. Un pomeriggio concentrato solo a tema fumetto. Rimanete sintonizzati, andate sul sito a vedere le novità. Ogni giorno si aggiorna, ogni giorno si aggiorna. E poi a breve vi dirò esattamente come si svolgerà e ci sarà tutto il programma nel dettaglio. Ma adesso cominciamo, ragazzi, perché c'è veramente, veramente troppa roba. Vorrei cominciare con un volume che ho recuperato ed è La storia di Saio di Yoshiko Watanabe. Yoshiko Watanabe, trovate il Tre Chiacchiere uscito ieri sul canale. Negli anni 40 migliaia di civili giapponesi vivevano in Cina, uomini e donne che avevano lasciato il loro paese per cercare migliori condizioni di vita. È una storia reale e quindi insomma mi incuriosiva tantissimo. Yoshiko Watanabe, vi posso dire adesso così, lei ha lavorato. È stata animatrice per la principessa Zaffiro, ha lavorato a Astro Boy, a Kim Bell Leone Bianco, era nello studio di Osamu Tezuka, una cosa incredibile, poi è venuta in Italia, ha fatto graphic novel, insomma una leggenda dell'animazione e del fumetto mondiale. Trovate il Tre Chiacchiere con lei ieri e vi posso annunciare con enorme piacere e veramente con una gioia immensa che lei farà parte dei disegnatori, farà parte degli ospiti del salotto di Sheldon Comics and Talk, quindi un motivo in più per intervenire, per venire, per conoscere una leggenda vivente. Ragazzi, lei lavorava con Osamu Tezuka, lei faceva le animazioni per i cartoni animati e le storie di Osamu Tezuka, quindi già questo a me mi manda fuori di testa. Quindi adesso andiamo a vedere La storia di Saio, questo volume realizzato da appunto Yoshiko Watanabe. Ed eccola qui, questa storia intensa e vera, realmente accaduta, raccontata con i disegni da Yoshiko Watanabe. Vedete che il tratto di Yoshiko è molto 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 vicino a quello del maestro Osamu Tezuka e quindi ha un modo di fare manga degli anni 60-70 e quindi ci riporta indietro ai classici. La storia, io ho letto un pochino la sinossi e insomma è molto tragica, intensa, commovente, quindi mi aspetto tanto da queste oltre 300 pagine di graphic novel, in cui ci sono gli extra, disegni, bozzetti, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, bello, questo è un acquisto veramente a cui tengo molto, soprattutto dopo aver parlato con la Watanabe. Oh, per la gioia di mia moglie abbiamo preso Il Grande Diabolik, l'ombra del passato. Lei adora questa serie, soprattutto perché le matite sono di Palumbo, e quindi ragazzi, Palumbo è stato uno dei miei primi Tre Chiacchiere, andatela a recuperare, maestro del fumetto italiano, ma ci sono anche altre due conoscenze del Tre Chiacchiere, perché abbiamo. Aspettate, perché non vorrei invertire i nomi, i cognomi, eccetera, eccetera. Perché abbiamo Stefania, abbiamo. Perché le chine sono i Gianfranco Giardina e Claudio Mastro Nardi, retini di Leonardo Vasco e Dario Grillotti, ma abbiamo le tavole di collegamento di Giulia Francesca Massaglia e Stefania Caretta. E trovate anche il Tre Chiacchiere con loro sul canale. Quindi andiamolo a vedere perché
ragazzi, quando ci mette le mani Palumbo e anche le altre due ragazze, è proprio un altro livello. Eccoci qua, ma che spettacolo è il eccolo qua, tutte le prefazioni del caso, ma che spettacolo è il Diabolik disegnato da Palumbo e da Caretta e Massaglia. Cioè, vi rendete conto che è un Diabolik completamente diverso da quello che troviamo mensilmente in edicola? Cioè, guardate che tavole. Cioè, ci sono delle tavole che probabilmente qui c'è più tempo, c'è più lavoro, c'è più possibilità di esprimersi. Però è proprio un'altra cosa. Ha ragione mia moglie a volerlo. Questa è Silvia Ziche? Ok, questa è Silvia Ziche. Che spettacolo. Ok, quindi c'è veramente di tutto in questo altri extra. Insomma, ragazzi, per gli amanti del fumetto, al di là di Diabolik, questo volume è da prendere perché ci sono degli autori straordinari. Dopodiché abbiamo Call of Duty Vanguard. L'ho preso perché? Perché questo è il fumetto tratto da Call of Duty. Se non sbaglio, potrebbe essere il primo numero di un fumetto che è stato disegnato da una conoscenza del canale. Adesso lo apriamo e andiamo a controllare. Io e mio figlio, da quando aveva 8 anni, giochiamo principalmente a un gioco. Abbiamo tutti i giochi di questa saga ed è Call of Duty. Ed è Call of Duty, ragazzi. Quindi per questo è uno dei due motivi per i quali non potevo non prenderlo. Il secondo potrebbe essere Credits, scritto da... Storia di disegni di... no, pensavo fosse di coso. Invece sono di Piotr Kowalski. Pensavo che i disegni fossero di quel disegnatore italiano. Adesso, ragazzi, quando vado io in diretta così sono sempre incasinato. La mia memoria per i nomi è ormai leggendaria. C'è un disegnatore italiano che disegna tutti i fumetti che sono presenti nella versione mobile di... con cui ho fatto tre chiacchiere, la versione mobile di Call of Duty, e pensavo che questa fosse la trasposizione su carta di quella serie lì. Però un fumetto di guerra così, ispirato a Call of Duty, ragazzi, mi ha intrigato troppo, non potevo non prenderlo. Devo dire che i disegni sono anche molto belli. Un contenuto speciale. Allora è quello del mobile, o no? O il Vanguard, non lo so, mi sono perso. E poi andremo ad indagare. Comunque fighissimo. Poi abbiamo il numero 17 di The Walking Dead della Color Edition, quindi continua ad andare avanti la versione a colori molto 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 bella di The Walking Dead. Un'occhiatina me la faccio sempre dare perché il Walking Dead nella versione color è tanta roba, veramente merita, per la versione colore ma soprattutto per i tantissimi extra che compongono questa edizione. Oh, poi io qui farei un unboxing, perché con questo volume si chiude una saga, secondo me, tra le più belle degli ultimi anni in Italia. Ed è il quarto ed ultimo volume di 10 ottobre, Paolo Abbarbato e Mattia Surroz. Se volete sapere di più su questa saga, trovate il Tre Chiacchiere con Paolo Abbarbato e quello con Mattia Surroz. Mattia Surroz è anche intervenuto a una puntata del Salotto e abbiamo approfondito l'evolversi di questa storia. E quindi, insomma, eccolo qua, il quarto volume. Ed eccoci qui, siamo alla conclusione. Bellissimi questi due disegni di Mattia Surroz. E ragazzi, io ve lo faccio vedere un attimo al volo, così giusto perché voi vi possiate ingolosire, ma io sono con gli occhi chiusi perché qui si chiude tutta la storia. Poi dopodiché abbiamo studi, bozzetti, disegni, eccetera eccetera, e insomma, ragazzi, non vedo l'ora di finire di leggerlo. Dopodiché ragazzi, abbiamo il numero 3478 di Topolino, con una copertina di Corrado Mastantuono, secondo me, come idea, come concept, una delle più belle in tutta la storia del settimanale. Veramente a me ha sconvolto per la genialità, i colori, adesso poi l'analizziamo insieme, ma ha fatto veramente veramente un capolavoro. Allora adesso andiamo a staccare la racchetta di Topolino che andremo a mettere con quella di Paperino della scorsa settimana. Andiamo ad aprire il topo. La mia lotta con il cielo fan continua.
La mia lotta con il cielo fa continua. Niente. Raga, niente. No. Il cielo fa sempre in enorme vantaggio su di me. Qui c'è la fattoria d'abbonamento. Finalmente sono riuscito ad entrare in possesso del topolino che avevo pagato. E parliamo di questa copertina, ragazzi. Guardate le diversità cromatiche tra le due parti. E non so voi, ragazzi, non so se è una suggestione solo mia, ma questa copertina mi ha ricordato la genialità del poster della Minaccia Fantasma, quello dove c'è Anakin con lo zainetto che cammina e la sua ombra proietta sulla roccia l'ombra di Darth Vader. Io quello lo trovai geniale, ho il poster incorniciato. E questa qui come costruzione, come idea, come qui, mi ha ricordato quella lì. Veramente una copertina straordinaria. Che aria tira a Topolinia? Fermi tutti, che nessuno si muova. Sulla tovaglia c'è una macchia nera, sulla tovaglia non mi fa mai quasi finire le frasi. Pensava macchia nera. Annaggia Mini. Eccoci qua, nebbia. Soggetto e sceneggiatura Marco Nucci. Disegni di Casti, ma guardate questa prima tavola di Casti. Immaginate un topolino di un po' di anni fa, se avremmo mai potuto vedere delle tavole così, costruite così, con la gabbia così. E l'incubo dell'isola di Corallo, capolavoro ragazzi. Però qui mi sa che è cambiata storia. Sì. Ok, ma questa finisce primo tempo, come primo episodio, ok. Poi abbiamo Mega Ricchi, una poltrona per tre, terzo episodio, soggetto e sceneggiatura Bruno Inda, Alessandro Perina ai disegni. Sempre carichissime le tavole di Perina, bellissime. Guardate che roba. Gioia per gli occhi. Bello davvero. E uscirà il numero 50 di Zio Paperone, secondo me è il numero da collezione da prendere. Questo è il quarto episodio, sempre di Mega Ricchi eccetera eccetera. Dopodiché beh, un'occhiatina ragazzi alla pupilla vestita da Thor, io dobbiamo dare. Dopodiché abbiamo Paperino e il deserto da disertare, soggetto sceneggiatura e disegni di William Van Horn, quindi storia straniera, sarà nord europea dai disegni. Dopodiché abbiamo Brigitta e l'impresa, soggetto e sceneggiatura Marco Bosco, Giampaolo Soldati ai disegni, che credo sia quella che chiuda il numero. Diamo un'occhiata alla copertina della prossima settimana prima di vedere la storia da una pagina. Bellissima anche la prossima copertina. Tra sette giorni le conchiglie delle meraviglie, ok? E poi vediamo l'ultima storia, che è il re dei pasticci, il capodoglio. Eccoci qua. Ragazzi, non siamo neanche a metà, eh? Io ve lo dico, non siamo neanche a metà. Dopodiché abbiamo lo speciale numero 39 di Martin Mister, il dado è tratto. E dietro c'è Martin Mister, il faraone ritrovato. Eccolo qua. Tadam, tadam, tadam. Andiamoli a vedere. Ed eccoci qui al 39esimo speciale di Martin Mister. Bellissima sempre la copertina di Alessandrini. Dietro abbiamo il faraone ritrovato con una copertina di Filippucci, grandissimo Filippucci. E quindi troviamo questa, il faraone ritrovato, Recagno Orlandi. Poi troviamo una storia. Aspettate, perché qui è veramente complicato questo numero. Poi abbiamo il documento Lambda Castelli Crivello. E invece dalla parte principale abbiamo il Mainardi e Venturi, il dado è tratto. Grande Walter Venturi, guardate che disegni Walter Venturi, straordinari come sempre. E sì. Quindi Filippucci, Alessandrini, Walter Venturi, trovate tutti di questi, tutti grandissimi artisti, il Tre Chiacchiere sul canale. Mi sembra veramente, veramente uno speciale corposo. Se vi siete persi l'ultima puntata del Salotto di Sheldon, quella di giovedì scorso, andatela a recuperare perché c'era... No, è inutile che vi dico quanti ospiti c'erano, perché veramente non ce la faccio neanche un'altra puntata per dirvi quanti ospiti c'erano, tra cui c'era l'immenso Maurizio Dotti,
con il quale abbiamo parlato di questa copertina, di quella passata, del lavoro di copertinista, ma poi sono arrivati i Fratelli Cestaro e quindi abbiamo confrontato le esperienze di copertinisti dei Fratelli Cestaro su Dylan Dog, di Maurizio Dotti su Tex Willer. Insomma, ragazzi, andate a recuperare la puntata di giovedì del Salotto perché ne vale assolutamente la pena. Non vi dico niente, andate a recuperare il Salotto di Sheldon appunto di giovedì, perché quando sentirete l'aneddoto su questa copertina, secondo me non crederete alle vostre orecchie, ve lo dico già da adesso. Qui abbiamo disegni di Brindisi, storia di Boselli, quindi altro grandissimo artista, eccolo qua, per la saga di Tex Willer, bellissimo. E diamo un'occhiata alla copertina del prossimo mese, La sconfitta delle aquile, sempre l'amoroso Dotti. E poi abbiamo il 741 bis, che sembra un articolo dei pentiti, e invece no, è il bis di quest'anno di Tex, Ruglio Freghieri, altro bellissimo, bellissimo volume. Ed eccoci qui, L'eredità del bandito. E qui abbiamo soggetto e sceneggiatura Pasquale Ruglio, disegni di Giovanni Freghieri. Tanta, tanta roba, ragazzi. Ma che spettacolo sono i disegni di Freghieri, sempre. Guardate che bello. Che spettacolo. Bello, 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 bello questo bis. Dopodiché abbiamo il numero 374 di Nathan Never, e quindi continua Oscura Rinascita con il ritorno di Cal Scotos. Altra bellissima copertina di Giardo. E qui abbiamo soggetto e sceneggiatura Baby Vigna, Romeo Toffanetti ai disegni. Romeo Toffanetti ai disegni, sempre splendidi. Sempre molto 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 belli. Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Qui abbiamo il bis di Nathan Never, la versione di Hirschfeld, che abbiamo già visto, e il prossimo numero, 19 agosto, si conclude Oscura Rinascita. Aspetta, tiriamolo fuori subito, fatemelo fa subito, ragazzi, fatemelo fa subito, perché sennò c'è qualcuno che mi va in astinenza, c'è qualcuno che mi dice: ma scusa, ma io non mi carbura questa puntata, e allora facciamola carburare con il numero 25 di sulla ruota, il numero 25 dei Chips, e anche questa l'abbiamo evasa. Dopodiché, nuova collana, parte dal numero 1, copertina strepitosa, e sto parlando di Judas, eccolo qua, numero 1, fatemi vedere una cosa, la copertina clamorosa è di Michele Benevento, come lo era stato per Jesus, e quindi abbiamo Judas, bellissimo, bellissimo, bellissima edizione di IF, come sempre un recupero dal passato. Oh, gustiamoci questa copertina straordinaria di Michele Benevento, che roba che è questa copertina. E quindi eccolo qua, Judas, quanti numeri saranno? Disegni di Miro Missaglia e Ennio Missaglia, quindi come Jesus, molto 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 belli, bello bello bello. Queste sono le due copertine che erano gli originali di questi due albi contenuti in questo primo volume, però non trovo quanti sono. Ora tocca vedere. Judas suddiviso in 8 portate bimestrali. Ok, quindi saranno 8 numeri Judas. Beh, ragazzi, io questa copertina di Benevento è, cioè, da incorniciare. Cioè, voglio il poster. Con una voce dal passato abbiamo il numero 9 delle nuove indagini di Nick Ryder. Eccolo qua, continua, penultimo numero, perché il prossimo dovrebbe essere l'ultimo. Mamma mia, che disegni, chi è? Che spettacolo, Ivan Vitolo, copertina di Rosario Rao e disegni di Ivan Vitolo. Adesso andiamo a vedere, e anche qui, ragazzi, ho il piacere di ricordarvi che trovate il Tre Chiacchiere con Ivan Vitolo e con Rosario Rao, dove abbiamo parlato proprio di questo ritorno di Nick Ryder, sul canale. Eccoci qui, ma che copertina ha fatto Rao, ma che spettacolo.
andiamo a vedere i disegni di Ivan Vitolo su testi di Giovanni Ecer, sempre bravissimo Ivan Vitolo. Tanta roba. Il prossimo sarà L'uomo dai due volti e sarà in edicola dal 23 di agosto. E poi abbiamo il numero 7, Il padrone della Folgore, il numero 7 del Piccolo Ranger. Un'altra bellissima copertina di Donatelli. Qui abbiamo L'Avezzolo Gamba e andiamo a dare un'occhiatina, sempre come di consueto, ai disegni del Piccolo Ranger in questa bellissima edizione di IF. Tanta roba, ragazzi. Il prossimo sarà Una nuova missione e sarà in edicola dal 26 di luglio. E con Ananga, che sembra un po' una cosa di romanesco, Ananga, eccolo qua, il numero 91 del grande Mister No. Splendida copertina per Mister No. Abbiamo Sclavi Civitelli, quindi ragazzi, ma che duo è Sclavi Civitelli? Ma che splendore è! Belli disegni e poi Sclavi alla scrittura. Tanta roba, ragazzi. Anche abbastanza misteriosa e inquietante come storia, quindi figa. Il prossimo sarà Lo spirito del male e sarà in edicola dal 28 di luglio. Cioè, mi lascia ancora incredulo che Buffalo Bill e gli indiani sia già il numero 17 di Savarese. Ed eccoci qua, un'occhiatina a Savarese, gliela diamo sempre perché è sempre uno spettacolo guardare queste tavole in questa edizione grande, bella, colorata, quindi tanta roba. Bella e ricca anche di tantissimi extra. Il prossimo sarà La donna sotto la pioggia. E qui invece abbiamo la 41esima uscita delle Strisce di Tex. Continuiamo a riempire i raccoglitori. Ed eccoci qui pronti per rimbustare le strisce, la 41esima e uscitas. Eccoci qua, questo è come al solito l'opuscolo da mettere a posto e poi abbiamo le strisce da sistemare. Ecco qua, ormai diciamo che ho trovato la quadra, non dovrei più impiccarmi per inserirle. Mettendole al contrario riesco a metterli in maniera a genere. Ma ancora non finisce, ragazzi, non finisce. Abbiamo un numero speciale di Comandante Mark, L'assedio. Perché è speciale? Perché arriva Alan Mistero. Costerà un pochino di più Comandante Mark, saranno più pagine, ma in fondo ci sarà Alan Mistero. Andiamolo a vedere. Ed eccoci qui con questo numero speciale perché arriva Alan Mistero, quindi abbiamo... guardate che prima tavola, ragazzi, L'assedio, ma guardate anche il titolo, guarda, ma che splendore, ragazzi, fumetti che non si fanno più, del tempo che fu, vero Giovanni? Spettacolo, bellissimo. E adesso andiamo a vedere perché c'è Alan Mistero, quest'altro personaggio che accoderà da adesso in poi, si accoderà al Comandante Mark. Quindi troveremo queste storie in coda al Comandante Mark. Intrigante davvero. Il prossimo sarà Il segreto dei Rosa Croce. E poi anche qui già arrivato a 21 con tanto profumo, il numero 21 appunto di Godzilla. Andiamo a vedere il Godzillone. Sempre molto intriganti queste storie di kaiju. Belli disegni. Bello. E chiudiamo con il numero 67 delle Leggende DC, Lanterna Verde, la guerra del corpo sinistro, parte 2. È la seconda parte, quindi gli diamo un'occhiata veloce. Miseria, oh. Che tavole, ragazzi, ma che splendore. Tanta roba, anche gli extra, splendido. Ok ragazzi, spero che questa puntata, no, piena, strapiena di cose, di curiosità e di chicche,
vi sia piaciuta, vi abbia entusiasmato, vi abbia incuriosito, vi abbia stimolato. Devo dire che a me dispiace anche un po' quando mi scrivete in privato e mi dite ho cominciato a prendere questo, ho cominciato a prendere questo, mannaggia, i tuoi video mi costi un sacco. In parte un po' mi dispiace per le vostre finanze, ma ne sono fiero, perché vuol dire che riesco a comunicarvi passione per qualcosa, che questa passione buca lo schermo, arriva dall'altra parte, arriva a voi, vi colpisce, vi contagia, e quindi scoprite magari una nuova serie, una cosa che magari non avete ancora letto. Non me ne andate, perché dopo il mini stacchetto, ragazzi, dopo il mini stacchetto c'è un one more thing di quelli storici, di quelli storici, con tanta roba, tra cui una cosa anche di uno di voi. Quindi stacchetto e poi one more thing. Ed eccoci qui, ragazzi, eccoci qui. Ormai credo che a Luigi e Andreino si sia aggiunta anche una schiera di appassionati del One More Thing, e quindi di questo extra che c'è ogni domenica per parlare di cose nerd, anche di fumetti, ma ci possono essere cose nerd in mezzo. E quindi, insomma, che si sia allargata questa schiera di appassionati. Cominciamo subito. Con un volume che mi ha inviato, e non lo ringrazierò mai abbastanza, Manlio Truscia. Trovate il Tre Chiacchiere con Manlio Truscia sul canale un paio di settimane fa, andatela a recuperare, perché è una storia incredibile, migliaia di cose fatte, andatela a recuperare, fidatevi. E Remolik, Il dolore del ban, è un volume che ha fatto appunto lui, me lo ha gentilmente inviato. Devo trovare il tempo di leggerlo per dirgli che cosa ne penso. Ve lo faccio vedere al volo, vi faccio dare un'occhiata a che cosa c'è in questo volume che mi ha mandato. Artista straordinario Manlio Truscia. Vi ripeto, andate a recuperare il Tre Chiacchiere con lui. Vi faccio dare un'occhiata alle sue tavole. La storia qui è molto intrigante, perché è un partito che praticamente ha Tex come riferimento, e quindi insomma, una satira politica che devo andare a leggere. Molto molto intrigante, lui bravissimo, straordinario nei disegni. Tanta roba, quindi lo ringrazio enormemente per questo regalo. Oh! Poi, ragazzi, qui scatta la lacrimuccia, qui scatta la commozione. Io devo ringraziare Matteo Leoni, grazie mille Matteo, che mi ha mandato questo biglietto dicendo: ciao Manuel, come promesso ti invio un piccolo regalo realizzato da me per i tuoi 8.000 iscritti. Penso e spero che ti piacerà, un abbraccio e ancora complimenti per come porti avanti con passione, felicità e determinazione il canale. Matteo, già il biglietto vale tutto, ma questo zio Paperone motturiano con l'8000 dietro è un capolavoro. Lo incornicerò assolutamente, perché è bellissimo, e soprattutto perché è da uno di voi per i miei 8000 iscritti. Quindi grazie davvero, grazie Matteo di cuore, veramente di cuore. Dopodiché vi faccio vedere una cosa nerd, prima di arrivare all'ultima cosa che è una bella chicca. Vi faccio vedere una cosa nerd. Poco tempo fa c'era un concorso, se compravi un barattolo di Nutella, anche piccolo, cioè piccolo, quello da 3,90, e una confezione di biscotti di Nutella, che fossero i biscotti tondi o i B-Ready, e gratis loro ti mandavano a casa una coppia di tazze della Nutella. Io l'ho fatto, chi è che non compra un barattolo di Nutella e un pacchetto di biscotti della Nutella? Cioè, ce l'ho sempre dentro casa, e quindi eccolo qua, sono due, l'altra è qui, non direi che la sballi. È il barattolo della Nutella col marchio, col manico, con il logo appunto in rilievo. Insomma, carine, erano il regalo, non potevo non prenderle. Date sempre un'occhiata ai vari concorsi, anche quando va a fare la pubblicità. Su questa mi è apparsa su Instagram, sai, mentre scrolli c'è la pubblicità, partecipa al concorso, così io molto spesso però ogni tanto gliela do un'occhiata, giusto per vedere, perché se c'è, spendi, vinci, partecipa, io tanto non vinco mai, però quando è premio sicuro ed è una cosa carina così,
per bere, quindi dei bicchieri, delle tazze per bere così, completamente gratuite, comprando solo un barattolino di Nutella. Beh, io l'ho prese e quindi insomma ne sono contento, le metterò in circolo. Dopodiché devo ringraziare, intanto guardate che bello, incartato con la velina, veramente di una preziosità enorme. Finalmente mi è arrivato la cautela di cristalli, bellissimo, di Ostini Lazzarini, eccolo qua. Ragazzi, leggetelo, compratelo e leggetelo, perché è veramente, veramente sorprendente. Trovate il tre chiacchiere, insomma, il tre chiacchiere, la chiacchierata con Anna Lazzarini, Alberto Ostini, dove abbiamo parlato della cautela dei cristalli sul canale. Andatela a recuperare perché è molto, molto interessante. Io lì non era ancora arrivato, causa corrieri, poste, eccetera, eccetera, quindi l'avevo letto in PDF. Adesso mi andrò a gustare i disegni stratosferici, bellissimi, di Anna Lazzarini, nella bellezza della carta, perché ragazzi, lo continuo a dire, io sarò vecchio, ma io questo l'ho letto in digitale, bello, pratico, quello che ti pare, ma adesso guardando i disegni della Lazzarini su carta, su questa carta poi, perché è un'ottima carta, guardate che roba, adesso vi faccio dare un'occhiata alle tavole, ma su carta, nel volume, meritano assolutamente, e la storia mi ha commosso. Quando ho aperto il pacco della Bonelli che mi mandava questo qui per l'intervista, dentro ho scoperto che c'era anche questa qui. Ma quanto è bella, ragazzi! Ma quanto è bella! Quanto è bella! Quanto è bella! Che spettacolo, ragazzi! Bellissima! Poi c'era questa che era per la mostra di Tex. Eccolo qua. Molto, molto, molto bella. 70 anni di un mito. La grande mostra. E poi c'era una tazza di Dampir. Eccola qua. Una tazza di Dampir. Ve la tiro fuori, ve la faccio vedere. Eccola qua. Quindi, grazie. Mi dovete mandare solo il volume per fare la chiacchierata e parlarne sul canale, e invece poi aperto c'erano dentro questi altri pensieri per me, quindi ringrazio ufficialmente Ostini e Lazzarini per aver spinto questa cosa, e la Bonelli, non so se Boninsegni o chi per lui, insomma chi in Bonelli ha pensato di aggiungerci queste tre cose, grazie, un pensiero veramente che mi ha colpito, perché non era dovuto, e quindi grazie davvero. Come vi dicevo, andate a dare un'occhiata. No, non l'avevo visto. Non l'avevo visto, ma che spettacolo. No, ma grazie. Ma che spettacolo, schiacciato e firmato da Anna Lazzarini e da Ostini. Non l'avevo visto. Non l'avevo visto. Grazie. Grazie davvero. Oddio che bello. Oddio che spettacolo. Che spettacolo. Bellissimo. Grazie, firmato. Bello, bello, bello. E ragazzi, la storia a me è piaciuta tantissimo. Mi ha commosso, mi ha colpito, mi ha intrigato, mi ha tenuto col fiato sospeso, e le tavole sono straordinarie, ragazzi. Esperimento pienamente riuscito di Bonelli con questa, con quest'opera. Se ne volete sapere di più, appunto, abbiamo fatto un video insieme con Ostini e Lazzarini. Grazie davvero. Ma che tesoro proprio. Spero che questo one more thing ricco, ma veramente ricco, vi sia piaciuto. Noi ci vediamo mercoledì con, ormai i tre chiacchiere ce n'ho veramente di meno perché mi sto concentrando, gli sforzi sono tutti per stringere e per farvi un evento eccezionale il 10 di settembre, quindi ragazzi non riesco a far tutto. Quindi il tre chiacchiere ne avrete una settimana, il sabato, quindi il prossimo appuntamento è mercoledì con un video di un pezzo da collezione, edizione limitata numerata. Giovedì il salotto, venerdì ci sarà un mega unboxing, e poi sabato il tre chiacchiere, insomma, e giovedì una puntata del salotto si prospetta, un'altra puntata clamorosa da non perdere, ragazzi. Grazie Matteo, grazie.